I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fere di Noi, con l'occasione anche buon anno, primo appuntamento del 2024 con la nostra ormai consueta serata con la Ternana Women, con me quattro ospiti che ci faranno compagnia in una puntata veramente importante, perché fa da anteprima a quello che è il big match del campionato di Serie B. È un po' la partita che aspettiamo tutti da davvero tante, tante settimane. Presento i quattro ospiti che mi faranno compagnia questa sera, partendo dal direttore di produzione di Umbria 15, Gianluca Nasi. Ciao Riccardo, buonasera e benvenuti ai nostri telespettatori e buon anno. Mi associo anche io ai tuoi auguri. È con noi anche Deborah Salvatore Rinaldi, responsabile della comunicazione dell'immagine della Ternana Women. Buonasera. Saluto il direttore della Ternana, Isabella Cardone, che torna con noi in vista di questo big match. Buonasera Isabella. Augurissimi a tutti e buon anno ovviamente. E in bocca al lupo a noi, questo è il nostro slogan quest'anno. È un piacere di vederla, c'è Martina Santoro con noi, difensore della Ternana. Ciao Martina. Buonasera, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere di nuovo qua. Piacere nostro, ovviamente. È andata Cesena, Gianluca, è andata bene, su un campo ai limiti della praticabilità, ma ormai ci abbiamo un po' fatto l'abitudine, bene o male riusciamo a dimostrare di avere anche le gomme da bagnato, direi. Sì, hai ragione, è vero, è andata bene su un acquitrino più che un campo, ma d'altronde insomma, la pioggia era stata tanta. Indubbiamente la squadra nostra è una squadra tecnica, anche il Cesena lo è, ma noi siamo molto tecniche, potevamo soffrire questa situazione, invece le ragazze ancora una volta hanno tirato fuori il mordente, ci hanno messo la voglia, ci hanno messo l'impegno che non è mai mancato in questo campionato. Abbiamo trovato il gol, abbiamo trovato il raddoppio, poi a 10 minuti dalla fine ci hanno fatto un po' preoccupare, un po' tremare, perché il Cesena ha accorciato le distanze. Ma fortunatamente, grazie anche alla bravura delle nostre ragazze, abbiamo portato in porto una partita importantissima, perché uno ci consente di mantenere la testa della classifica e affrontare il big match di domenica a pari merito con la Lazio, che è con l'egual punteggio ha vinto in quelle di San Marino, anche lì su un campo piuttosto pesante, perché poi Cesena San Marino erano lì, sono abbastanza vicine. Io direi una bella prestazione, segnaliamo oltre i due gol, tre traverse, tutte e tre colpite da Camilla Labbate, che alla quale consiglio di andare a farsi benedire da qualche parte a questo punto, perché veramente non è la prima volta che colpisce tanti legni, e niente, quindi ottimo risultato in vista di questo match che ne parleremo anche questa sera in trasmissione. Deborah, eravamo curiosi un po' di questo Cesena che sembra la rivelazione della Serie B. Ti chiedo, una Ternana che ha usato più la sciabola che il fioretto, immagino in quel di Cesena, e ti chiedo se questa partita su un campo sintetico sarebbe stata diversa. Sicuramente sarebbe stata diversa, ma la Ternana ha usato il fioretto, perché c'è stata la guerra, forse più da vedere che da fare, perché le ragazze combattono, però senza la tecnica quella partita non la porti a casa. La differenza l'ha fatta il centrocampo e l'intelligenza di saper giocarla quella partita. Anzi, forse il Cesena degli ultimi minuti è stato migliore il Cesena rispetto a noi negli ultimi minuti, perché aveva capito, forse un po' in ritardo, come giocare la palla. Però noi siamo state veramente, veramente brave e calme. Cioè, nella lotta, nella guerra, siamo state calme e abbiamo fatto la nostra partita. Isabella, sicuramente più difficile sulla carta l'impegno della Ternana in quel di Cesena rispetto che quello della Lazio a San Marino. Alla fine l'hanno vinta tutte e due la partita. Ti chiedo un parere, un giudizio su ciò che è successo in terra romagnola, e ti chiedo di anticipare un po' quello che sarà domenica. Io lo dico adesso, lo diremo molte volte durante la serata, domenica ore 14:30 allo stadio San Girolamo di Narni, cioè Ternana Lazio, quella che è non una partita decisiva, sia chiaro, però sicuramente una partita molto importante.
Guarda, quando l'arbitro ha fischiato noi abbiamo continuato a gioire, perché domenica credo che è stata una vittoria importante, importante per questa stagione, ma per la consapevolezza di queste ragazze, di cui insomma tutti noi ne eravamo certi anche prima di giocare questa partita, anche se c'era stata un po' di polemica con l'arbitro, perché oggettivamente in molti punti il pallone non rimbalzava. E i primi minuti le nostre sono state, devo essere sincera, stoiche è la parola forse più giusta, perché era difficile controllarla, giocarla, cercare delle soluzioni che sono tipiche del nostro gioco. Però devo dire la verità, il primo tempo nostro è stato straordinario per caparbietà, voglia. La stessa Camilla che avete citato prima ha preso un legno incredibile con un gran tiro da fuori, nonostante le sue condizioni non erano al meglio, l'abbiamo recuperato con un lavoro straordinario di tutti coloro che magari non vengono mai citati, ma abbiamo uno staff sanitario davvero importante che ha permesso di far scendere in campo lei e qualcun'altra che non era al meglio, come la stessa Quazzico. E devo dire contenti, il tuffo finale di molti di loro in quell'acquitrino e soprattutto il fuori onda che non si può ancora pubblicare perché negli spogliatoi le ragazze non riuscivano neanche a cambiarsi la maglia o semplicemente a riscaldarsi, perché erano veramente gelate. Quindi un complimento a loro, perché hanno messo davvero tutto. Ma devo dire complimenti a noi, perché tutti, c'erano anche dei tifosi che ci hanno raggiunto a Cesena, i soliti genitori, le mamme, quindi bello, sono contenta, siamo contenti, anche è venuto su anche Paolo Tagliavento, che condivide questa idea che siamo davvero un bel gruppo. E chiaramente ora pensiamo già a domenica, ma con una consapevolezza diversa, e questo lo dico senza remissioni. Poi è chiaro, è una partita importante e vogliamo toglierci quello che secondo me l'anno scorso la Lazio ci ha tolto, credo immeritatamente, la prima partita, ci ha tolto al ritorno con una giornata molto particolare per noi, ma che credo che non meritavamo assolutamente nei 180 minuti di non prendere neanche un punto. E quindi insomma noi siamo fiduciosi, ringrazio tutte le attestazioni insomma, dei tifosi, so che c'è molta aspettativa, ma noi siamo pronti per regalare a Terni una grande giornata di sport. Da giocatrice, Martina, ti chiedo, si prepara in modo diverso mentalmente una partita come quella di Cesena, quando vedi che il campo di campo ha più poco? E poi ti devo chiedere, Ternana-Lazio, per te è una partita molto particolare. Guarda, ti dico, la preparazione delle gare in sostanza poi varia a seconda anche dell'avversario, perché è inutile che ci diciamo il contrario, è normale che quando vai a preparare una gara dove l'avversario dista da te soltanto due lunghezze, c'è una pressione, porta con sé una pressione un pochino più forte, no? Perché poi se l'avversario occupa quella posizione lì, in realtà probabilmente se l'è meritato, quindi i valori in campo che scenderanno saranno maggiori di quelli che magari possono scendere quando incontri una squadra che è a metà classifica o magari si trova a ridosso della zona retrocessione. È stata una gara importante perché prima di iniziare, prima di scendere in campo, appunto, c'era anche la possibilità di non giocarla, quindi rimanere concentrati per far sì che tutto quello che era stata la preparazione della settimana e la preparazione anche del giorno precedente, perché quando parti in trasferta comincia la partita, quindi in sostanza tu da sabato cominci a preparare quello che poi sarà quei 90 minuti, quei 100 minuti che poi si scende in campo. È stato difficile, ma credo che alcune, soprattutto le più giovani, che magari nell'anno precedente o comunque nelle partite precedenti avevano un po' mancato l'appuntamento, io invece credo che sia stata grande, grande risposta, grande segno di esserci, di crescita, di margine di miglioramento ampissimo, ma vincere uno scontro diretto era quello che ci era mancato lo scorso anno, che è quello che poi ti fa perdere quei punti che ti consentono invece di rimanere attaccato al trenino di testa.
e invece quest'anno hai probabilmente bucato Parma, ma è da Parma che hai cominciato a lavorare per vincere a Cesena. Quindi le vittorie passano dalle sconfitte, tutto quello che tu costruisci lo costruisci quando non sei in grado di arrivare a un risultato e quindi ti fai un esame di coscienza e capisci che devi lavorare ancora di più. Io credo che sia stato fatto proprio questo, credo che il gruppo si sia visto dalla sconfitta di Parma, dal non aver accettato il fatto di essere magari, che ci sia tutto questo divario, no? Perché a Parma prendi tanti gol e probabilmente si poteva pensare che alcune ragazze potessero accettare quello che era stato il verdetto del campo, invece in realtà no, perché poi ognuno di noi in cuor suo sa quanto lavoro c'è, sa quanto impegno c'è dietro tutto quello che poi capita. E secondo me la risposta l'hai data quando ti sei reso conto che non erano le condizioni migliori, ma non per giocare, perché sei una squadra tecnica, ma non erano le condizioni per giocare. Cioè quella partita lì, adesso uno la porta a casa, la vinci, è tutto molto bello e anche molto emozionante, ma in realtà quella partita là secondo me non si sarebbe potuta giocare perché il campo era praticamente impraticabile. Per quello che riguarda la partita di domenica, invece sì, porta con sé una serie di emozioni un po' personali, ma un po' anche perché in un certo senso quando ti trovi a pari merito, questo è un po' uno spartiacque, no? Fino adesso entrambe le compagini hanno portato a casa sempre il risultato pieno, quando siamo cadute noi è caduta anche la Lazio, quindi siamo riusciti un po', tra l'altro proprio con il Cesena in casa. Quindi ti dirà un po' chi è la prima della classe. Non è una partita decisiva, non credo che andrà a sancire quello che poi sarà la totalità del campionato fino alla fine, però dà una linea. Per me in particolare è una partita che porta tante emozioni, è il mio passato, è la mia quotidianità, perché poi c'è una fede dietro, ma questa è qualcosa che va oltre. Perché poi quando scendi in campo e cerchi di portare la squadra alla vittoria sempre, a prescindere dall'avversario. Se la regia mi dà l'ok, ci andiamo a vedere un po' quello che vi abbiamo raccontato, gli highlights, le emozioni del match di Cesena-Ternana su un campo difficile che però le rossoverdi sono riuscite ad espugnare. Siamo qui. È iniziata Cesena-Ternana. Con Di Criscio che parte dal secondo palo, va a Fusarpoli, proprio sul secondo palo il colpo di testa di Tui. Va a Fusarpoli sul secondo palo il colpo di testa tentato da Quattico. Va Catelli sul primo palo, Secchi colpisce, traiettoria che diventa buona per Cuciniello. Attaccata da Casadei, Pirone va a puntare al fondo. Suo sostegno l'abate, servita alla numero 17 che prova un tiro a giro sul secondo palo. Pallone che scheggia la traversa. Con la propria linea difensiva al limite dell'area di rigore va Fusarpoli, una conclusione verso la porta. Calzata bene, una traiettoria insidiosa. Raccoglie dall'altra parte Vigliuzzi, su di lei Lonati, il cross che passa, il tiro e la rete. Wagner, il vantaggio della Ternana. Florin Simone Wagner ha segnato il gol dell'1-0 di questo Cesena-Ternana. Intanto Catelli, cross verso il centro del rigore, Gioc. Quale sarà la soluzione? Fischia Mascolo, va alla batte con il destro, traversa, la palla resta lì e viene poi allontanata da Lonati. La Catelli si appoggia su Lamti che può concludere. Il campo quindi si è ulteriormente appesantito. È iniziato il secondo tempo di Cesena-Ternana. Che si allunga il pallone, punta al fondo, finta al cross, passa sulla batte, entra in area di rigore. Lonati sul secondo palo. E gioca centrale da Catelli, può provare il destro, lo fa partire. Occasionissima Cesena con Catelli. Poi Pirone può puntare l'area avversaria, entra in area, Pirone col destro. Bravissima Adelaide Serafino. Occhio quindi all'abate sulla destra, attaccata da Lonati. Cerca il traversone, l'abate, la palla resta lì e c'è il raddoppio della Ternana. Il gol è ancora una volta di Wagner, anche se vanno tutti ad abbracciare Camilla Labate,
Fino a questo momento una partita eccellente. Intanto Secchi controlla in area di rigore, può calciare Secchi e c'è la rete, accorcia le distanze Martina Secchi con un destro che colpisce la traversa e poi entra in porta. Nulla da fare per Katia Ghioc. Rigore della Ternana con Ghioc che controlla, qui Jansen ha esagerato nel contrasto e Mascolo estrae un cartellino rosso che è sacrosanto. Era allontana Fusarpoli, fischia tre volte Mascolo e spugna Cesena, il Ternana che supera la squadra di Elen Conte con un 2-1 che vale tre punti importantissimi. Ben ritrovati con Ferri di Noi, queste sono state le emozioni di Cesena-Ternana, tante occasioni, più per la Ternana mi è apparso che già nel primo tempo poteva chiudere magari con un vantaggio maggiore, Gianluca. Sì, al di là delle due traverse, una sul calcio posizione di Camilla, c'è stata una pressione costante, l'ha detto, l'ha sottolineato anche Isabella prima, un gran bel primo tempo della Ternana. Due gol c'erano tutti. Perché... Gianluca, ti sono piaciute le emozioni di Wagner? I due gol, cioè, sembrava che per caso era... Sì, era lì, ha fatto gol, ha detto, ha battuto 5 con, non so, con Vigliucci, Vigliucci. Molto pagata, direi. E devo dire che anche per come ha giocato, sembrava che era, insomma, capitata per caso. Senti, io su Wagner forse... non pioveva. Giocava, sì, lei faceva gli appoggi, scarico, come... Sì, come non se pioveva, non la fosse. Però ti dico una chicca, finita la partita l'abbiamo trovata sotto la doccia vestita. Cioè, è andata fatta... con tutto il completino, con la muta. E il GPS. Con la muta. E il GPS. Incredibile. È stata, comunque ha fatto un'ottima partita, poi non so se il comitato, ma lo vedremo successivamente, l'ha segnalata tra i migliori, ma insomma al di là della doppietta ha giocato un gran bel calcio, sì, quindi... Sì. E pertanto sì, poi il secondo tempo comunque non è che la Ternana abbia subito il ritorno del Cesena, partita piuttosto equilibrata, la Ternana ha avuto qualche sua occasione, il Cesena quella del gol l'ha sfruttata, il Ternana anzi, come ha detto il commentatore il al Romagnolo, termine sì. Il commentatore, il Ternana fa male. Ovviamente però, sì, però va bene così. Però gliela concediamo, dai, va bene assolutamente così, va bene così. Il Cesena resta in partita fino alla fine, però dopo il gol di Sieghi che riapre la partita, Deborah, almeno dagli highlights non ci sono state vere e proprie occasioni da gol delle bianconere, quindi sinonimo segnale che la Ternana ha comunque sia retto su un campo difficile dove immagino di palloni piovuti verso l'area di rigore ce ne sono stati. Prima della pubblicità ti chiedo un commento sul finale di partita ben retto dalle rossoverdi, sul cartellino rosso subito dalla giocatrice, così a me è sembrato molto gratuito come intervento, onestamente, e poi, come nostra tradizione, prima della pubblicità, se ci spieghi cos'è quel QR code giallo in basso a destra. Sì, la Ternara ha retto, ha giocato benissimo in tutti i reparti, però ovviamente quel campo ci ha fatto un po' tremare, perché a volte potresti essere anche punito involontariamente da un rimbalzo sbagliato, da un tiro partito così per caso, quindi... Forse in un campo normale non ci sarebbe stata tutta questa apprensione, però c'era, e infatti è stato veramente dalla tribuna difficile arrivare a fine. Sì, mi ha chiamato anche mia mamma, ha detto gli ultimi 6 minuti sono stati incredibili, perché sì, una partita come le altre, ma anche no, perché il campionato poteva veramente cambiare per noi, quindi era veramente importante, sarebbe stato da ipocriti non preoccuparsi. Per quanto riguarda il QR code, voi lo inquadrate e vi porterà sul mondo social della Ternana, quindi seguiteci soprattutto questa settimana. Seguitela Deborah che cura l'immagine e la comunicazione rossoverde. Io, se la regia mi dà l'ok, lanciamo il primo blocco pubblicitario e ci vediamo tra pochissimo con la seconda parte di Fere di Noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Yeah.
Autoscuola Gatti. Rende tutto più semplice. Suoni, luci e colori natalizi per le feste più belle. Tutto questo e tanto altro lo trovi nel mercatino di Natale, al coperto più grande del centro Italia, presso Spazio Verde Garden Village. Siamo aperti tutti i giorni, sabato e domenica, orario continuato. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di noi, abbiamo chiuso con le immagini di Cesena Ternana. Isabella, in questi giorni l'organico rossoverde si è anche rinforzato. Tre i nuovi innesti, lascio a te la presentazione rapida delle tre nuove ragazze che faranno parte del roster della Ternana. Prima della, diciamo, di Natale si è unita a noi Seika Kasia, per meglio dire, è un portiere polacco, io l'ho avuta a Bari e devo dire l'ho trovata molto cresciuta e con tanta voglia di far bene. E dai primi di gennaio con noi è stata tutta dicembre, con grazie a nulla osta che la Juve ci ha dato, si è inserita Alice Berti, una
giovane, ormai non più giovane, nel senso che adesso quando parli di 2003 forse sono giovani, ma non sono giovani, soprattutto per queste ragazze che hanno fatto tante, tante esperienze anche in campo internazionale. Lei ha giocato oltre che Inter, Juve, è andata al Servette in Svizzera, ha fatto 6 mesi poi in Spagna. E adesso penso che sarà un'altra freccia nell'arco di Mister Melillo. E poi rientra dal Sassuolo, sempre via Roma, noi la chiamiamo Tata, Ferrara Anastasia, un bel centrocampista, una ragazza che si era persa negli ultimi 2 anni facendo tanta panchina in Serie A, una 2004, quindi anche lì pensiamo sempre che siano ragazze già navigate, ma loro praticamente hanno un po' anticipato la scalata verso le squadre, le prime squadre, quindi per noi non è più così giovane, ha anche tanta esperienza, per la prima volta insomma si misura in Serie B, anche credo esordito in Champions, quindi sono ragazze che Roma, io scorso anno a Sassuolo, insomma un bel centrocampista, un bel play con tanta qualità, e quindi abbiamo messo ragazze di qualità che conoscono anche un po' il mister Melillo e possono essere d'aiuto per questo gruppo che trovo davvero consapevole. Probabilmente insomma nelle prossime ore ci potrebbe essere l'arrivo di un'altra ragazza da sempre via Roma, insomma penso che completiamo, non siamo rimasti a guardare, ma abbiamo cercato di lì dove con qualche infortunio, perché chi mi sta alla mia sinistra purtroppo di lungo corso dovrà deciso giustamente di suturare un menisco che le dà fastidio, e Martina per noi è importante in campo e fuori, e per tutto quello che insomma il progetto Ternana ha necessità di lei, però era giusto insomma cercare magari a fine stagione, proprio in momento clou, Martina ci può essere d'aiuto ancora di più di quello che è, a prescindere dall'intervento dei prossimi giorni. L'ha voluto spostare proprio perché la partita di domenica per lei è la partita, diciamo. È la partita. È la partita, ma anche un po' per tutti, no? Quindi ad oggi rappresenta uno scontro diretto a tutti gli effetti, quindi cancella il nome dell'avversario e guarda i numeri accanto dei punti che hai, e quindi già per quello porta con sé un valore aggiunto. Però ecco, avrei dovuto, probabilmente la data dell'operazione era stata fissata per il 12 di gennaio e non diciamo che tra l'altro domani praticamente, domani. Esatto. Però per me sarebbe stato un po' come venire meno quelli che sono i miei compiti all'interno di uno spogliatoio, no? Per quanto uno poi possa non dare o non riuscire a dare un contributo fisico al 300%, però vivere con le ragazze la settimana che porta una partita importante, ma comunque vivere anche dalla panchina quello che può essere un momento della partita da leggere, da dove c'è da dare supporto, dove c'è da fare un incoraggiamento in più, piuttosto che magari da dare una svegliata magari a una compagna che non è entrata in partita come avrebbe dovuto, non me la sono sentita di essere convalescente, ecco, quindi ho detto forse sarebbe il caso di posticiparla. Ovviamente la società ha avallato, assolutamente sì, e quindi ci siamo trovati in questo senso. No, come dico, che è l'espressione di quello che un po' rappresenta un po' questa Ternana e queste ragazze. Lei comunque si sta allenando nonostante il dolore, nonostante le oggettive difficoltà che portano ovviamente poi alla decisione dell'operazione, quindi questo dimostra un gruppo e una volontà di esserci, stringendo i denti, andando anche oltre a un dolore che è di ogni giorno, di ogni allenamento, perché non si tira indietro, anzi siamo noi a cercare di dirle guarda, l'importante è che domenica sei disponibile, piuttosto che
ogni giorno ti devi allenare, anzi li viene e continua a voler essere nelle classiche partitelle dove però se lei perde diventa una tragedia. Assolutamente, non posso accettarlo. Infatti ogni tanto decido di fare un allenamento perché ho la necessità di vincere qualche partitella perché questo poi ti aiuta. Sì, è un bagaglio che poi mi aiuta ad affrontare meglio. Però la consapevolezza che lei ha di non poter supportare la squadra da un punto di vista fisico e tecnico, ma sa che anche un suo strillo, una sua carezza tra virgolette quando serve, nel senso di incitamento alla compagna, è un valore aggiunto all'interno del gruppo, è molto, questo significa essere leader, no? Assolutamente. Ma abbiamo sempre detto che Martina ha questo ruolo, però io penso che, ora parlo da terza persona perché forse lei da sola non se lo può dire, penso che anche a lei fa bene nutrirsi di questa settimana e delle ragazze, quindi il suo modo di aiutare, di esserci, è giusto che non si guarda questa partita a casa magari facendo ghiaccio così, ma ci sta al 100%, poi va con queste emozioni ad operarsi, quindi secondo me un po' ci facciamo bene a vicenda, ecco, questo ma, è lo sport. Deborah, ma tolto le parole di bocca, perché in realtà poi è vero quello che dici tu, nel senso che io so magari di essere d'aiuto e di poter dare un supporto alle ragazze, perché magari anche in uno sguardo, no? Sapere di esserci e guardarsi e magari con uno sguardo capirsi, perché poi quando vivi tutti i giorni insieme, ne parlavamo proprio prima nello spogliatoio, questa per tante di noi è famiglia. Diventa famiglia perché spesso e volentieri qualcuna c'ha la famiglia lontana, anzi forse più o meno tutte, quindi cioè tu torni a casa nelle ricorrenze, torni a casa quando ci sono le festività, però i problemi quotidiani tu li affronti nello spogliatoio, lo affronti con la squadra, quello che è la tua vita fuori dal campo, certo, non c'è in realtà, perché è tutto concentrato in questo calderone che poi può essere l'allenamento, ma come può essere un problema personale, perché siamo ragazze, perché ognuna di noi poi ha una vita al di fuori e con tutte le difficoltà del caso, con tutti i problemi più piccoli o più grandi. Ma quindi le gioie, condividere. Assolutamente. Condividere le fede gioie calcistiche, c'è chi si tatua certi... C'è chi si tatua, non capisco bene a che cosa faccia riferimento Isa, però dicevo che... Stai così sul finestrino, un'aquila si è infilata. C'è stato un impatto col mio braccio, non riesco più a staccarla, è qui da diversi anni. Per cui le ho attenzione che il regista potrebbe interrompere. Meno male inverno, quindi domenica non si vedrà. Di fede diversa. Mi dispiace per lui, ma molto, comunque, dopo... Ma soprattutto le ho detto che questa settimana lei deve venire rigorosamente coperta, sì, perché sì, purtroppo questa settimana maniche lunghe. C'è solo una fede, quella direttore. No, ma assolutamente, guarda, io su questo non ho dubbi. Quando ho deciso di mettere per la prima volta la maglia della Ternana, ho detto, al di là di quello che può essere la fede, perché poi quello che è successo nella mia carriera calcistica è stata una fortuna, no? Io non credo che ci siano tantissimi calciatori e calciatrici che possono dire di aver giocato con la propria squadra. Sono molto pochi. Quindi in sostanza io tutto quello che ho raccolto negli anni precedenti alla mia vita precedente a Terni è stata una fortuna, è stato un privilegio, no? Quello che poi invece è l'aspetto umano che io ho trovato qua esula da ogni tipo di colore, esula da ogni tipo di situazione, di maglia che puoi indossare, perché quello che io ho trovato qui da quando sono arrivata, venendo da un periodo particolare, perché poi il distacco non è stato semplice, io non vorrei esagerare nel dire che in 20 anni di Lazio mi sono portata dietro meno persone di quanto immagino che mi porterò dietro da 2-3 anni di Terni, quello che sarà. Dopo queste bellissime parole, secondo me che al netto della rivalità Lazio-Roma, che mi auguro il regista non se la prende, lanci l'intervista. Possiamo far vedere gli highlights. Sto per chiedere. È secondo me l'emblema, le parole di Martina, del concetto di spogliatoio, dove anteponi la tua persona alla squadra. Quindi ti faccio e ti facciamo i migliori auguri anche per l'intervento. Grazie. E prima per la partita di domenica fra Ternana e Lazio. Se la regia per l'appunto non si è eccessivamente offesa, chiedo il lancio dell'intervista di mister Fabio Melillo, che ci racconta le sue impressioni al termine del match fra Cesena e Ternana. Siamo con Fabio Melillo, allenatore della Ternana, dopo la vittoria
nelle sue ragazze per 2-1 sul Cesena. Mister, oggi è difficile fare un'analisi tecnico-tattica della partita, viste le condizioni meteorologiche, quindi del campo. Però le sue ragazze con gran carattere sono riuscite a portare a casa 3 punti importantissimi su un campo difficile, ostico. Sì, sicuramente. È una partita difficile da giudicare dal punto di vista tecnico, anche se devo dire nel momento in cui nel primo tempo siamo andati in vantaggio l'abbiamo fatto trovando 3-4 capacità di giocate con qualità dove le ragazze sono state veramente brave, perché era veramente impossibile trovare linee di passaggio e quello che ci poteva tornare utile per sviluppare il gioco. Quindi poi dopo è stata tutta una lotta di carattere, e sono due squadre di carattere che stanno dando tanto al campionato di Serie B, si vede anche il Cesena molto preparato da questo punto di vista. È stata una vera battaglia che credo vinciamo con merito, però insomma riconoscendo anche le virtù altrui. Noi sono 3 punti molto importanti perché ci consentono di rimanere in alto, e non è per niente scontato, perché oggi chi ha visto la partita sa di cosa parliamo. Era veramente ai limiti del praticabile poter giocare in questa maniera, però insomma ecco, un'altra grande prestazione di mentalità e voglia. Adesso si entra in una settimana molto importante, quella che vi porterà allo scontro diretto per il primo posto contro la Lazio. Ha già in mente come preparare questa sfida? Sì, intanto vediamo un pochino le condizioni di un po' di ragazze, perché oggi un paio hanno giocato che se non era il Cesena sinceramente non so se le avremmo schierate, quindi dobbiamo recuperare un po' sia di energie che dal punto di vista fisico. Poi dopo sappiamo che sarà una partita importante, equilibrata, però il campionato è ancora molto lungo e insomma c'è voglia di rimanere in alto, di continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Se fai 12 partite, 11 vittorie, significa che hai una squadra pronta. E poi al cospetto della Lazio, che ritengo che abbia una rosa importante, forse la più importante del campionato, e dobbiamo andare con le nostre armi, perché credo che finora abbiamo dimostrato che la Ternana è quella che ha giocato un po' più propositiva, che produce tanto, che fa tanti gol e ha un'idea di gioco, insomma, quindi cerchiamo di mettere in pratica queste nostre nozioni. Grazie mister. Ben ritrovati con Fere di Noi, queste erano le parole di mister Fabio Melillo, sempre soddisfatto a metà, è uno esigente, Martina? Sì, il mister è esigente perché sa e perché vede e vive la settimana con noi, no? Già di suo è uno che tende sempre al miglioramento, tende sempre allo studio, alla conoscenza nuova di cose nuove. E poi perché nelle qualità delle calciatrici che manda in campo, ma di tutta la rosa intera, lui ci crede veramente. Cioè lui non è uno di quegli allenatori che sta lì perché non ha nulla da fare durante l'anno e quindi c'ha una squadra. Lui invece la squadra la plasma a sua immagine e somiglianza e quindi pretende da noi quello che pretende da se stesso. Quindi ogni tanto esamina anche quelli che possono essere degli errori che potrebbe aver commesso lui, no? Prima dell'errore della calciatrice in sé. E quindi è uno che poi chiede tanto perché sa dare tanto. Io credo che una delle chiavi principali di questo gruppo qui sia scendere in campo anche per lui, no? Per quello che sono le sue idee, per quello che è il suo spirito, per il modo che ha di preparare le partite con la meticolosità ma anche con la serenità e la leggerezza che lo contraddistinguono, perché è un uomo che sa essere serio ma sa scherzare dopo un minuto anche per spezzare un po' quella tensione che c'è. Quindi io penso che sia un gruppo che lo rispecchia tantissimo. Oltre al racconto di Martina, che ha il cuore un po' diviso tra il rosso, verde e il bianco celeste, c'è un'altra persona che è in Ternana che ha un po' la stessa storia, o quantomeno una storia simile. Se l'abbiamo in collegamento, eccola qua. È con noi Cristina Coletta, ex Lazio, ex Ternana, attuale allenatrice della Primavera Rossoverde. Buonasera Cristina.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Ciao a tutti. Grazie a te e benvenuta. Ci ha raccontato un po' Martina cosa può significare Ternana-Lazio di questa domenica se sei una doppia ex. Chiedo anche a te che emozioni ci sono nel vedere, immagino ci sarai a vedere la partita, un match importantissimo per le sorti della Serie B nazionale. Beh, diciamo che in questi giorni ho parlato tanto con Martina della partita, gli ho detto le mie sensazioni un po' da ex calciatrice, da allenatrice non mi permetto ancora, però da ex calciatrice la cosa che mi preme tanto è questa, che comunque pagherei qualsiasi cosa per stare in campo con loro, e purtroppo me la dovrò solamente vedere in tribuna seduta e sperare sicuramente di vedere una bella gara, ma di questo non ci sono dubbi. E poi ovviamente, nonostante sono una laziolotta, il mio cuore per ora posso dire che non è diviso, è rosso e verde al 100%. Scusa Cristina, ma la responsabilità di non poter giocare questa partita, chi la dai? Hai carta bianca, Cristina? Carta bianca? Sì, carta sì. Bianca. La do alla nostra direttrice generale, che però gli voglio un gran bene, lei lo sa perfettamente. Sì, perché sì, facciamo costruito una parte in tribuna di quelli che vorrebbero stare dentro ma stanno fuori. Esatto. Allora facciamo un settore, settore dei pentiti. Esatto. Esatto, però sarò molto contenta di vedere questa squadra giocare e lottare al 100% su ogni pallone. Rispetto a quando eri te in campo con la maglia rossoverde, è cambiato molto, diciamo, oltre la categoria anche un po' l'organizzazione, ma la struttura probabilmente. Te alla guida della Primavera ne sei un po' un emblema. Ti chiedo come sta andando questa avventura, questa esperienza? Intanto parto dal fatto che sì, è cambiato totalmente. Quando io ho iniziato con la Ternana eravamo un po', ci siamo buttate su un nuovo progetto, ma che comunque aveva bisogno di alcune basi che poi con l'intervento della nostra direttrice insomma sono state ben saldate. Per quanto riguarda la mia Primavera, diciamo che questo è il secondo anno e io sono sempre molto contenta di questo percorso. Ovvio che ci sono tante difficoltà, ci sono alcune ragazze che ancora non sanno se effettivamente vogliono fare questo sport per il resto della loro vita, però sono sempre contenta di mettermi a confronto con loro e con altre realtà che sicuramente su questo campionato sono un pochino più avanti di noi. Prima di salutarti, Cristina, domanda scomoda, ti chiedo un pronostico sulla gara di domenica e al netto del risultato finale, che tipo di partita ti aspetti, vista l'importanza della posta in palio? Non dirlo, Cri, il pronostico. Non lo dire. Sono molto scaramante. Non lo dire, Cristina, sul meteo. Allora, purtroppo o per fortuna sono sempre stata una calciatrice spocchiosa e mi auguro un giorno di diventare anche un'allenatrice spocchiosa. Quindi io non ho molti dubbi sul risultato di domenica. Però se non lo volete sapere, io non lo dico. Però penso che da queste parole già si possa trapelare qualcosa. Mi aspetto comunque una partita dove le squadre inizialmente si studieranno, ma alla fine vincerà chi ha più coraggio di rischiare. Vabbè, lì allora mi sembra abbastanza semplice il risultato, lo sai. Però se non viene detto non vale, quindi ufficialmente agli atti non c'è nulla. Ufficialmente 1-0 per la Ternana. Perdonami, ma così soffriamo. Prova a descrivere il gol di Coletta di domenica prossima. Va al 97esimo.
97 minuti a guardare una partita, no, da morire così. 97esimo, mischia in aria, segui tu, di punta sul lato sinistro del portiere. E poi? E poi faccio un casino. Faccio un casino. Cioè, poi c'è l'invasione di campo della Cardone. E segna Santoro, Cristina. Porca miseria, per me è uguale, stavolta faccio invasione io se segna Martina. Cristina, noi ti ringraziamo tanto, ci vediamo domenica per il big match, in bocca al lupo per la tua stagione da allenatrice e per la tua carriera, magari un giorno ringrazierai Isabella per averti aperto quel mondo quando sarai una grande allenatrice. Grazie davvero per essere stata con noi e ti aspettiamo anche di persona durante la stagione. Con piacere, grazie a voi. Ciao. Ciao Grillo. Ciao. Queste le parole di Cristina Coletta, un'altra dal cuore diviso nel match di domenica. Io chiedo alla regia di mandare il secondo blocco pubblicitario, restate con noi, ci vediamo per il terzo e ultimo blocco di Fere di Noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Suoni, luci e colori natalizi per le feste più belle. Tutto questo e tanto altro lo trovi nel mercatino di Natale, al coperto più grande del centro Italia, presso Spazio Verde Garden Village. Siamo aperti tutti i giorni, sabato e domenica, orario continuato. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a wonderful open sleigh. Jingle bells. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni Strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli.
una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di Noi. È andata in archivio la 12ª giornata del campionato di Serie B femminile. Prego la regia di mostrarci i risultati che si sono concretizzati in questo 12esimo turno. Come ampiamente detto, la Ternana ha espugnato il campo del Cesena per 2-1. Stesso identico risultato è quello della Freedom Cuneo sul campo del Tavagnacco. Bologna, Ravenna 4-1, Parma e Spugna Genoa sponda rosso blu 2-0, e parità nel derby di Verona fra Chievo e Hellas 1-1, Cinquina dell'Arezzo a Pavia 5-2 per le Amarantores, Roma che batte Brescia 3-1 e poi Lazio che espugna San Marino per 2-1. Questi risultati danno vita alla seguente classifica, che anche questo, come ampiamente detto, vede Ternana e Lazio appaiate a pari merito a 33 punti per entrambe, 11 vittorie e una sconfitta in questi 12 turni. Segue il Parma, che guarderà interessatissimo il big match di Terni, perché in un modo o nell'altro guadagnerà punti su almeno una delle due rivali che si trovano di fronte. Il Cesena con questa sconfitta viene un po' staccato ed è al quarto posto a 28, poi il vero stacco di classifica con Verona, Hellas, Verona e Genoa a 21, a 17 il Chievo, a 15 il Brescia, 14 Arezzo, Bologna, Res, Roma, 12 Pavia, 9 San Marino e Freedom, 4 il Tavagnacco e 1 il Ravenna. Deborah, più sofferta del previsto, almeno classifica la mano, la vittoria della Lazio a San Marino. Sì, esatto, continuiamo a fare proprio le cose uguali noi a Lazio, ricordiamo che il meteo anche da loro non era favorevole, anche se loro hanno giocato, credo sia sintetico, però comunque un sintetico pesante. E la Lazio, come ho detto in diverse puntate qui, rispetto a noi ha sofferto un po' di più durante le partite. Noi ultimamente stiamo prendendo qualche gol di troppo, però questo fa intendere che il campionato sta veramente cambiando, ma anche il campionato, diciamo, al ritorno secondo me non sarà lo stesso. Il mercato si è mosso, le squadre prendono consapevolezza, quindi non ci saranno più partite facili che abbiamo visto all'inizio. Spulciando i dati, Gianluca, nel pre-programma abbiamo visto che si affrontano il miglior attacco e la miglior difesa. La miglior difesa, 44 gol per la Ternana, soltanto 6 gol subiti dalla Lazio, e quindi noi speriamo che la spunti l'attacco. Guardando la classifica, io non me lo auguro questo, ma un pareggio potrebbe portare in testa tre squadre, perché ci stavo pensando anch'io. Parma, stavo guardando la classifica, che è uno scenario che non ho proprio pensato. Il Parma può guadagnare su una delle due, ma addirittura potrebbe guadagnare su entrambe. Corretto. È vero che i pareggi sono molto rari in campo femminile, però ci potrebbe anche essere questa evenienza, cioè avere un terzetto di capolista. Però ricordiamoci che c'è l'ultima partita del giro dell'andata, che c'è lo scontro Parma-Lazio, quindi c'è lo scontro diretto, esatto. Anche noi recupereremo qualche punto. Esatto, a quel punto, molto saggia, il direttore molto saggia. Non se la prende sul personale, visto? No, rimane assolutamente, così, assolutamente. È un ambiente questo del femminile dove bisogna essere attenti. Siamo donne, quello siamo che dice, donne, capito? Donne. Facciamo caso al dettaglio. Lazio ci abbiamo tanti sassolini. Parma non te lo dico neanche, lo so. Per cui siamo un po' così. Un po' nervosi, capito? Nervosi un po' sull'argomento. No, una classifica importante, di un campionato importante, dove si è mosso anche il mercato, anche delle squadre di bassa classifica. Questa la dice tutta della difficoltà di tenere e dell'importanza di queste vittorie
nella prima parte del campionato. Perché può sembrare semplice, ma non lo è. Freedom si è rinforzato, il Bologna si è rinforzato, il Parma ha fatto 4 acquisti importanti, Brescia che ha perso a Roma con la Res, ma anche lì ha fatto qualche new entry, quindi un campionato che insomma sarà avvincente fino alla fine, esatto. Quindi per questo la partita di domenica è una partita che stiamo tra virgolette saltando, ma perché vogliamo trasmettere questa voglia che arrivi domenica, perché deve essere una bella partita, perché sono queste partite che poi insomma è lo spirito, giusto Martina, che un po' tutti gli addetti ai lavori, dai calciatrici e non, vogliono essere protagonisti. Però in effetti tutte le partite di questo campionato, che è un campionato non scontato, che la dirà lunga, anche perché credo che il Parma ha perso e ha pareggiato una partita, sì. Tra l'altro raccambolesca con il risultato, credo 2-2. Alla fine insomma è un campionato dove non sarà facile sempre vincere, e questo dimostra una Ternana che con i suoi 44 gol sono tantissimi. E anche per esempio il fatto del pareggio, della vittoria ad Arezzo, che può sembrare una squadra comunque una squadra di metà classifica, ma per me questa è stata una vittoria fondamentale. È stata fondamentale, quella partita è stata durissima, ma ancora una volta il campo non perché per il trovare. Campo esatto non pioveva ma era un campo estremamente gibboso, sì, no, campo difficilissimo. Insomma, in realtà poi saranno difficili un po' tutte, no? Perché quando dopo anche l'Arezzo ha faticato 13 giornate, sì, ma io credo che faticheranno un pochino tutte in casa dell'Arezzo, perché poi è una squadra rognosa, una squadra che molto ostica, sì, che non ti lascia giocare facilmente, ma in realtà poi quando tu ti trovi a 12 giornate dopo 12 giornate di campionato in quella posizione là, dovunque vai ognuno vuole provare a batterti, no? Lo dicevamo anche all'inizio, perché arriva la camorista, ne avevamo parlato, quindi si creano delle aspettative gli altri su, certo, di te, che sono un po' le stesse che ti crei te stesso, no? su quello che è il lavoro che vai a svolgere. E quindi poi i fattori per portare a casa e per quei 33 punti sembrano due numeri messi vicino e uguali, ma in realtà dietro c'è un lavoro, ci sono tanti fattori. E poi tutte le giocatrici delle squadre avversarie vogliono sempre far molto bene contro la Ternana. Ci tengono a primeggiare, è ovvio. Dicevamo, no, del Cesena, ci sono 2-3 giocatrici, in particolare chi ci ha fatto gol, che ha fatto una partita per intensità e determinazione molto molto importante. E quindi insomma giocano un po' tutte alla morte, no? Un bel campionato. Infatti continuo a dire a tutti di o sintonizzarsi su Baby TV per vedere le nostre partite o venire allo stadio. Moreno Gubbiotti, perché da domenica 14:30 e domenica bisogna venire. Direi che bisogna continuare a dire questo. Quindi l'incontro inizia alle 14:30, già ingresso libero, il tifo organizzato si sta organizzando. Quindi bisogna incitare veramente i colori rosso-verdi. Colgo l'occasione, perché non so se giovedì prossimo sarò qui con voi. E ringrazio davvero il centro coordinamento, che già dalla scorsa settimana si sta prodigando per essere presente, e ringrazio ovviamente l'assessore Schenardi, te e Moscatelli, perché hanno fatto uno spot su questa partita, e devo dire tutti, l'amministrazione comunale di Terni ma anche di Narni, perché ci stanno supportando, e quindi saranno con le ragazze, con noi in campo, ne siamo certi. Ti chiedo, Deborah, un'ultima analisi sulla partita Ternana-Lazio, provando, anche se è difficile, a esulare tra le due protagoniste. Ci sono dei trascorsi sportivi ovviamente fra Ternana e Lazio. Una partita come questa, è più importante vincerla o non perderla?
Bella domanda. Tosta, bellissima eh? A Deborah poi. Io sì, non tanto tra Ternana e Lazio, ma proprio tra Deborah e Lazio ci sono dei trascorsi impegnativi. Dal fatto che ho fatto l'ultima mia partita l'anno scorso a Formello, l'ultima mia settimana un po' si somiglia a quella di Marti, se non che Marti tornerà in campo prima di me. Ma un po' tutta la mia storia calcistica, qualcosa con la Lazio è sempre successo, quindi va preparata con serenità, ma ho detto alle ragazze che se non vinciamo io gliela farò pagare, diciamo così. No, però mi hai fatto una domanda bellissima, perché moralmente non perderla, però siccome noi siamo guidati da Melillo, penso che sia una squadra da o tutto o niente. E quindi secondo me la dobbiamo proprio vincere. Io ho pensato al pareggio soltanto quando tu hai detto il sorpasso del Parma, ho fatto due calcoli, due conti, ho pensato al pareggio. Io proprio quello scenario non me lo sono neanche pensato, quindi ti dico noi la dobbiamo vincere. Poi ovvio che non per il morale, perché veramente cresciamo tanto. E quest'anno rispetto all'anno scorso, ripeto, l'ho detto tantissime volte qui, l'anno scorso non eravamo brave a cambiare idea, a cambiare la partita, a cambiare atteggiamento. Quest'anno stiamo veramente dimostrando di essere più camaleontiche. E questa è maturità. Però questa volta ci serve, qui torniamo un po' più bambini, ci serve vincere, perché proprio ripeto, non immagino uno scenario diverso. Il messaggio è però potrebbe esserci, e la maturità forse verrà dopo uno scenario non immaginato, perché il campionato è lungo e non si può pensare soltanto a una partita. Bene, così intanto si è vinto a Cesena, e questa esatto, era la cosa importante. E come ogni partita il nostro carissimo comitato ha espresso i suoi giudizi, nominando le, non tre questa volta, vedremo quante, migliori in campo della sfida fra Cesena e Ternana. L'Abbade, Fusar Poli, Di Criscio e, come diceva Gianluca, ovviamente Wagner per la doppietta decisiva, si prendono l'ambitissimo punto che va ad alimentare la classifica delle migliori in campo, una classifica gestita dal nostro ente misterioso, il comitato, che vede i seguenti punteggi dopo 12 partite: in testa a 6 punti Saraduy e Di Criscio, poi insegue a 5 Porcarelli, a 3 Tarantino e Wagner, a 2 Vigliucci, Pirone, Labate, Pacioni, Guazzico e Fusarpoli, Petrara e Ghioc ad una lunghezza. Da qui a fine campionato, Isabella, questa classifica si modificherà. Da certo. Direttore ci siamo tante. No, da direttore vi svelo che abbiamo chiesto una deroga al comitato, quindi ha un cuore questo comitato, perché dopo la partita di Cesena dare 3 indicazioni era difficile. E per cui è stato chiesto una deroga, un quarto. Devo dire, non me l'aspettavo. È stato raggiunto. È stato raggiunto, perché tenere fuori l'Abate dopo Camilla, dopo le tre traverse, era impensabile. Wagner ha fatto una doppietta, anche se la sua esternazione al gol ci lascia tutti un po' basiti e perplessi, però vabbè, ognuno magari ha esultato dentro di sé. È nordica. È nordica. E Giulia Fusarpoli ha fatto una partita a testa alta su quel fango e quell'acqua, insomma non si poteva non scegliere. Federica ha fatto un primo tempo esemplare, dalla sua zolla, che non posso dire zolla se non chiazza, insomma, non è passato nessuno per merito suo. Ma devo essere sincera, Katia è stata decisiva, è stata attenta, bisogna citare, cioè c'è da citare tutto, tante, Quassico che ha giocato con una caviglia fuori posto, il comitato abbia derogato per non parlare di Saratù, ma guarda tutte quelle che hanno giocato, per Pirone, Vigliucci. Porcarelli, Vigliucci, Pacioni e quant'altre. Facciamo una lista di chi ha giocato, ma veramente fuori. Cioè, in tribuna ne eravamo tante ragazze che purtroppo sono infortunate, il clima non era dei migliori, veramente la risposta allo sport. Sono venute domenica, ma si sentivano, io da casa ero collegato in TV,
e si sentiva l'incitamento alle ragazze, quindi ottimo, ho capito lì che c'era la panchina, fare la panchina sotto il diluvio non è facile, quando ti dicevo scaldati, io penso che la vittoria di domenica ci ha proprio unito, ci ha aiutato, eravamo già unite ma ce lo ricorda, quindi questi momenti qui fanno bene alla Ternana. Gianluca, tu chi avresti scelto? Sei polemico con il comitato su... Io sono stato polemico con il comitato nel momento in cui ho visto che non c'era l'abate nelle tre. Prima della deroga, diciamo. Prima della deroga, esatto. Quindi ho fatto un po' di, passatemi il termine, casino. E quindi poi... Quindi il comitato ha aggiunto l'abate perché per me, cioè, oltre le tre traverse, che significa è tanta roba, sfortuna, ma è stata, come ho detto, devastante sulla fascia per larghi tratti con un campo pesantissimo. Evidentemente il comitato ha ascoltato anche la mia rimostranza e quindi ringrazio il comitato. Da aggiornare perché... allora anche la classifica, che Camilla sale Camilla deve salire a tre punti, dobbiamo aggiornarla, però io mi sono imposto su questa cosa, non perché io abbia assolutamente voci in capitolo con il comitato. Sei tu quindi. Però, no, non sono io il comitato, però quando ho letto che il comitato, l'ho letto leggermente prima dell'inizio di questa trasmissione, ho detto ma come, non c'è l'abate, non è possibile, allora è stato contattato subito il comitato ha provveduto a mettere Camilla l'abate, io non lo nego, ma Camilla lì ci doveva essere, anche se nella figura la magliettina è un pochino più piccola quella di Camilla, però non va bene, uguale, si è ristretta la maglietta di Camilla, però non poteva mancare Camilla l'abate. Comunque il fatto che compaiano in 12 giornate quasi, non so, quasi tutta 12, si può, c'è anche Petrara, esatto, nomi diversi, no? Esatto. Va un po' anche ad evidenziare quello che è il gruppo nella sua totalità, cioè non c'è uno che spicca sugli altri, non c'è una ragazza che può magari, non lo so, offuscare le altre. Ogni domenica c'è qualcuno che si assume la responsabilità di portare a casa poi quelli che sono i punti necessari, e magari il fatto di avere più leader, secondo me, ti fa la differenza. Comunque, Camilla, se ci stai guardando, sappi che mi sono imposto per te e giustizia è stata fatta. Procedo quindi ai saluti ringraziandoti anche a nome di l'abate. Il terzo punto è opera di Gianluca Nasi. Grazie Gianluca per essere stato qui con noi. Grazie, ci vediamo te, settimana Riccardo. Prossima. Grazie mille Deborah. Grazie alla prossima. A voi. Grazie Isabella. Tutti convocati. Tutti convocati, c'è Nasi che fa così, mi piacerebbe riprenderlo, per piacere, dovevo vedere. Tutti convocati, infatti, voglio fare il tuo cavallo di battaglia. Alle mie spalle, vai, inquadriamola, è là. Tutti convocati. Vietato mancare tutti convocati, a parte scherzi. Ore 14:30, stadio Moreno Gubbiotti di Narni, Ternana, Lazio. Noi vi ringraziamo come sempre, vi rinnoviamo gli auguri di buon anno, grazie per essere stati con noi, rimanete con noi perché al termine di Ferre di Noi c'è Next Match di Francesca Deodori, si parlerà di Bari Ternana, ovviamente quindi di calcio maschile. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo ore 19:30, rimanete con noi qualche secondo perché sempre al termine di Ferre di Noi vi manderemo lo spot realizzato da Gianluca insieme a due personaggi che vi invitano fortemente ad esserci domenica per il big match. Grazie davvero a tutti, buona serata e a giovedì prossimo. Una maglia, quella della Ternana femminile, un pallone e due ospiti speciali. Parto dal delegato provinciale del CONI, Fabio Moscatelli. Due motivi per essere domenica alle 14:30 al Moreno Gubbiotti di Narni per Ternana Lazio, campionato di Serie B femminile. Un grande appuntamento per lo sport, non solo per il calcio, ma per lo sport per la nostra provincia, un momento dove non possiamo mancare. Sono quegli appuntamenti che nella storia del calcio, nella storia di un territorio, veramente fanno tradizione. Noi non possiamo non mancare, non possiamo dare il nostro appoggio, l'appoggio di tutti quanti i cuori rossoverdi per questi fiori d'acciaio che ci stanno dando delle soddisfazioni incredibili e che meritano un palcoscenico alla loro altezza. Marco Schienardi, assessore allo sport, sarai in tribuna? Credo proprio di sì. Non posso essere in campo, per ovvi motivi sarò in tribuna, come spero che ci sia tanta gente, come ha detto Fabio, perché è un appuntamento non decisivo, ma sicuramente importante, perché è giusto che anche chi viene a giocare contro la Ternana capisca che viene in un ambiente importante, con tanto pubblico,
Speriamo che le ragazze possano ottenere il risultato che tutto speriamo, ma questo è l'ultimo dei problemi. Intanto sosteniamole e accorriamo tutti al Moreno Gubbiotti per una partita molto importante come Ternana-Lazio. Allora, vi ricordo, domenica ore 14.30, Moreno Gubbiotti di Narni, l'assessore Marco Stenardi ci sarà, il delegato del CONI ci sarà, io ci sarò, le telecamere di Umbria 15, anche voi non dovete mancare. Appuntamento a domenica ore 14.30.